Dottor Guido Giustetto, presidente dell'Ordine dei Medici di Torino. Dottor Giustetto, una situazione della sanità pubblica complicata, in particolare la situazione dei pronto soccorsi che sembra particolarmente in sofferenza. Cosa ci può dire rispetto alla posizione dell'Ordine dei Medici su questo punto? Ma la posizione è sicuramente critica, e lo sapete perché spesso compaiono notizie di quanti sono le persone che sono in attesa in pronto soccorso senza avere una sistemazione in reparto, e questo è il punto critico. Chi si occupa di queste cose sa benissimo che il problema non sono tanto un affollamento dei pronti soccorsi dovuti ai cosiddetti codici bianchi, cioè quelli che arrivano in pronto soccorso senza un motivo, perché queste persone sono risolvibili, usiamo questo brutto termine, abbastanza in fretta, nel senso che se non hanno un problema possono essere dimessi molto velocemente. Il vero problema sono tutte quelle persone che hanno una patologia significativa, e per queste il problema è la possibilità di trovare un letto in reparto, e credo che questa sia il vero problema. Il secondo vero problema è il personale. Il personale è molto scarso, ed essendo scarso è costretto a dei turni molto frequenti, a superare l'orario di lavoro previsto, e questo cosa genera? È una specie di gatto che si morde la coda, perché genera disaffezione, genera burnout, genera quello che noi chiamiamo moral injury, che è una cosa peggiore del burnout, cioè quella sensazione che ha il medico di non riuscire ad aiutare le persone e dopo un po' non ne può più, e quindi genera il fatto che molti colleghi decidono di lasciare il lavoro. Uscendo specificatamente dall'aspetto ospedaliero, ma rimanendo in ambito della sanità pubblica, liste d'attesa, sanità territoriale, voi avete detto molto, ma la situazione è sempre critica? Continua a non essere in qualche maniera lenita? Beh, guardi, se stiamo sul punto del personale, sicuramente la situazione è via via più critica. Secondo un calcolo che ho sentito, negli ultimi 10 anni si sono persi 500 medici ospedalieri, cioè persone, posti di lavoro che non sono stati rimpiazzati, per così dire. Nell'assistenza di base territoriale c'è un calcolo che dice questo: negli ultimi anni sono andati in pensione 900 medici, nei prossimi anni andranno in pensione circa 1200-1300 medici, e la capacità di formare nuovi medici per rimpiazzare è insufficiente, perché le borse di studio non pareggiano negli ingressi coloro i quali sono andati via. Quindi la situazione peggiora. La preoccupazione è che questa grossa disponibilità, tutto sommato grossa disponibilità anche di fondi del PNRR, vada a finire in un'edilizia sostanzialmente, diventi un grande piano edilizio, ma non tenga conto invece del fabbisogno di personale e del mantenimento dei servizi a lungo, perché il problema del PNRR è che finisce nel 2026. E cosa succede dopo se non ci sono dei finanziamenti? Posto che, questo è un altro dubbio che c'è adesso, che poi i fondi del PNRR rimangano nel PNRR e non vengano dirottati su altre cose, come già si dice. Ecco, discorso dell'edilizia, Città della Salute, è saltato di nuovo il bando, che cosa ne pensa? Qual è la posizione dell'Ordine su questo punto? Ma guardi, la nostra posizione è molto chiara, ho letto anch'io oggi che è saltato il bando, non so entrare nei dettagli di questo, ma la nostra posizione è la seguente: sicuramente le Molinette, in particolare con l'edificio Molinette, è un edificio che non può più sostenere il lavoro dei medici e soprattutto il ricovero dei pazienti, quindi le Molinette debbono essere rifatte, non c'è dubbio che non possono essere più aggiustate, quindi l'ospedale va rifatto. La nostra critica era principalmente sulla sede che era stata trovata, cioè sull'area, perché è un'area che non permette, dal punto di vista proprio della metratura, non permette uno sviluppo. Per cui si può costruire un ospedale che tra l'altro è già più piccolo delle Molinette, ma questo ci può anche stare se pensiamo a una riorganizzazione generale degli ospedali di Torino, però non c'è stata né la riorganizzazione degli ospedali di Torino né la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, e quindi noi abbiamo molti dubbi che la riduzione dei posti letto funzioni davvero.
E poi l'altro aspetto è che comunque quell'area, a meno che non si riesca, ma qui andiamo come sempre a immaginare cose che non sappiamo, non si riescano ad acquisire una parte dell'area che è ancora occupata dalle ferrovie. In questo momento, per esempio, in quell'area lì non si sa come, dove e come sarà costruita la parte didattica. Questo, secondo me, la dice abbastanza lunga sul fatto che quest'area è abbastanza critica. Grazie, dottor Giustetto. Prego, saluto.